Scene one, Apple, take one. Faccio dall'ombra, faccio marana, addosso a una venegna, quando arriva, da una terra tua luna si spoglia nuda, e a notte la poina, la mano sotto il cuore. Uvata terna, un coppo ci va, curiava l'ancella, mo in casa sta, bene non lo son vosa, la nasciuta, a reta preto pesci, vanno a scarfa. Abbiamo avuto in prestito 4 delle 12 vedute dei porti del regno di Filippo Ackert, vedute che il pittore dipinse verso il 1790 per Ferdinando IV di Borbone. Tra le collezioni del Museo di San Martino, la sezione navale certamente non è una delle meno importanti, se consideriamo che al suo interno sono raccolte veramente delle rarità assolute, tre importantissime navigazioni, il caicco turco che venne donato a Ferdinando IV di Borbone da Selim III dell'Impero Ottomano, e la lancia reale di Umberto I di Savoia, e poi la meravigliosa galea di Carlo di Borbone, eseguita nel Settecento dagli stessi artigiani che eseguivano le carrozze reali, che ha tra le varie cose un baldacchino dipinto da Fedele Fischetti. Sono imbarcazioni di grandissima e straordinario fascino, ubicate appunto nella sezione navale, che è stata ristrutturata non da molto tempo, ed è stata ristrutturata cercando di dare l'idea di quello che fosse un antico arsenale, con ambienti grandi, molto luminosi, tra l'altro affacciati sulle terrazze di San Martino con uno dei panorami più spettacolari della città, un panorama che tutti i napoletani conoscono, ma che ci auguriamo vogliano tornare a vedere, anche perché con l'occasione delle regate avremo la possibilità di guardare dalle stesse terrazze le regate attraverso una serie di binocoli che saranno a disposizione del pubblico proprio per quel periodo.